E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su Days Gone su PS4. Ovviamente come vedete nell'ultimo video abbiamo sbloccato i dardo con residui. I dardi con residui inducono i nemici ad attaccare i loro simili. Usali per scatenare il caos. Bene, continuiamo, questa è un'ottima notizia. Vediamo un po'. Chi è? Nuova punta abilità. Seleziona una nuova abilità, perfetto, lo faremo. Allora, combattimento in mischia. In realtà credo che non abbiamo... abbiamo tre punti abilità. Sopravvivenza, combattimento a distanza. Combattimento in mischia, no? Che a noi capita molto più spesso. Allora, artista della fuga. Vabbè, sblocchiamo questo. Oh, artista della fuga, ok. Quando sfuggi una presa, premi triangolo per uccidere l'avversario. Bene, e poi questo. Pit stop. Ora le armi possono essere riparate. Premi R2 nel menu sopravvivenza per riparare un'arma da mischia consumando rottami. Ok, livello 2 sbloccato, grazie. Spacca denti, rigenera il vigore. Oppure consente di eseguire combo più lunghe con le armi da mischia. Oh, questo mi piace. Questo è molto utile. Premi ripetutamente. Oh, perfetto, che noi abbiamo qualche problema con le combo. 4 punti abilità a 0, quindi ok. Chi è? Madonna, ogni volta mi fate cagare. Maronna mia, maronna. Oh, siete in troppi, siete un po' in troppi, scusate. Porca, scappa. Oh, basta combattere, andiamo. Scappa. Grazie per il vostro affetto. Veramente sono commosso. Ma credo che io debba andare. Mi dispiace, ma... Boozer, sei lì? Maria. Boozer, rispondi. Boozer. Ehi, Dick, dimmi. Quando lasciamo Fermi, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tesserino, come si chiamava? Oh, oddio, O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer, è vivo. Vabbè, più. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo. No, quello lo so, ma ho sentito... Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale di nome O'Brien. Dick, non... Tranquillo, Boozer, tranquillo. Comunque, ora riposati. Oh, quanti sono? Così, un incidente. Beh, eccola, perfetto. Proprio il posto più adatto dove cascare, porca miseria. Veloce! Ma porca. Via! Ma porca puttana. Ma tu guarda. Questa è Radio Free Oregon. Pappa, la due Radio Free Oregon, oh. L'inizio di questo inferno non ha sorpreso tutti. Solo i pazzi che mi ignoravano quando il mondo è andato a puttane. Non ero il solo a criticare i federali, sia chiaro. Ad altri miei compagni purtroppo non è andata altrettanto bene. I cimiteri sono pieni di martiri che hanno cercato di denunciare le falsità e le ipocrisie sotto i loro occhi. E io lo so, perché quei bastardi hanno cercato anche me. Ho fondato Radio Free Oregon nelle ultime settimane prima che il governo cadesse. Trasmettevo da un furgone anonimo, viaggiando di città in città prima che le strade finissero intasate di auto e i ponti distrutti nel tentativo di fermare i furiosi. Ma non mi sembra una buona idea. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No. Beh, eccolo, lo sapevo io. Chi c'è? Qualcuno, vero? No, cazzo è caduto da solo. Non mi dite che devo andare a piedi, vi prego. Vi prego, non me lo dite. Devo andare a piedi, bene. Ottima notizia. Ah no, possiamo spostarla, ottimo. Ti prego. Grazie, perfetto, grazie. Ma non si può riparare? La benzina a che punto è? Male, mal ridotta. Aspetta. Scendi. Ripariamola. Posso aggiustarla. Ok. Bene. Ci serve benzina, ragazzi. Siamo a corto di benzina. Ma qua non è... Non c'eravamo già stati. Non era pieno di... Non era pieno di... Mamma mia, qua ci cade il malo... Scusi! No, non volevo disturbarlo, lo giuro. Mi perdoni. Ma
Ma io dico, cioè, abbiamo sbloccato l'abilità di sbloccare più. Ma come è avuto questo, va. Niente, oh, ma poi questi sono proprio insistenti, eh. Vabbè, no. Basta. Una torcia. Grazie. C'è qualcun altro che si vuole fare sotto? Allora, spingiamo sta macchina. Non si può spingere. Questa? Spingiamo questa. Taxi. Ah no, non lo stiamo spingendo. Ah, prendiamo l'ottame. Ma, chiedo scusa. Ma io che cosa l'ho spinta a fare quella... Dobbiamo andare a piedi per 1,3 km. Voi siete pazzi. Ah, ok, credo. Se ho capito bene di spingere, dobbiamo spingere da qua. Perfetto. Giusto? Sì, ottimo. Madonna, che genio. Che genio del male. Tra l'altro siamo praticamente morti. Se ci salutano siamo morti. Figuratevi quanto siamo messi male. Non è che c'è un medikit, no? Da qualche parte così per sbaglio. No, manco per niente. Vabbè, andiamo. Un altro sito dell'anero. Chissà se c'è qualcosa nell'unità medica. Bravo, esatto. Proprio quello che avevo pensato. Un attimo, scendiamo, va. Ragazzi, perché siamo praticamente morti. Quindi ci servono. No, no, non ci servono ste stronzate. Ci serve qualcosa per curarci. Questo l'abbiamo tutto al massimo. Ripristina. Ah, eccolo. Perfetto. Ci può servire? Disinfettante. Ci serve. Allora, medicina, vabbè. Usiamo questo, va. Meglio di niente. Creiamolo tutto. Creiamo tutto il possibile. Perfetto. Siamo tornati al 100%. Proprio quello che volevamo. Ottimo. Possiamo andare avanti. Abbiamo trovato proprio quello di cui avevamo bisogno. Cerchiamo anche un po' di benzina in realtà, eh. Perché, cari ragazzi miei, stiamo per rimanere a piedi. Il che non è una cosa che proprio mi faccia impazzire. L'idea di rimanere a piedi proprio non è che che faccia salti di gioia. Quindi se troviamo qualche tanica di benzina. Qua ci abbiamo benzina. Benzina. Forse questa è una benzina. Questa è Radio Free Oregon. No, manco per il cazzo. La verità ci rende liberi. Il cielo è solcato di nuovo da elicotteri neri. Se li avete visti, o sentiti anche voi, tranquilli. Non siete impazziti. Esistono davvero. E sono la prova che avevo ragione. Pensavamo che i membri della Nero avessero tirato le cuoia come tutti gli altri, uccisi dalla loro stessa idiozia. Invece, sono rimasti nascosti. Che non è arrivato il momento di strisciare fuori dai loro devo bruciarle per reclamare il dominio del mondo. Ma non succederà. Attenzione! Non posso permetterlo. La rampa! E non correte da loro sperando che vi salvino la pelle. Tutti i soldati con una prova di coscienza sono morti più di 2 anni fa. Benzina! Gli acchi. È benzina questa! E spareranno a vista. Oh cazzo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. No. Non è una buona idea, non ho benzina. No, no, stavo scherzando, scusate, no benzina. Ma porca puttana, guardate, va. Stavo scherzando. No, benzina cattiva. Lo so, anch'io mi vorrei. No, qua c'è il salto del lupo. No, torna indietro, ti prego. Ma poi quanto sono insistenti questi, oh. Eccola. Lo sapevo io, siamo praticamente morti. No, questi sono i cosi, come si chiamano? Come cazzo non si chiamano i bambini? Scusate, devo fare benzina? Posso fare benzina in pace? No, non lo posso fare in pace, no. No, non posso farla in pace. Vabbè, va. Ma mo se piglio una pistola io a te non ti faccio male. A chi ha sparato? Morti tutti? Grazie. Ok. Qua c'era la benzina. Oh. Fatemi fare quella cazzo di benzina. Curiamo intanto. Doppiamente, grazie. Velocemente, perché qua non la vedo una zona completamente sicura.
Benzina, perché siamo al 7%. Ma poi quanto cazzarola consuma sta moto? Perfetto. Beh, veloce perché sento ancora brutti rumori, eh. Piena. Piena, perfetto, ciao a tutti. Ciao raga. Ok, benzina è fatta ragazzi, possiamo continuare ad andare avanti. Allora, vediamo un po'. No, stiamo sbagliando strada. Di qui. Ok, era di qua. Tanto paesaggi comunque molto belli, devo dire, eh. Non mi sembrano molto ben realizzati. Salve signore, voi sì, voi fatevi compagnia fra di voi, mi raccomando. L'accampamento di predoni. Sono quei bastardi che tendono imboscate da queste parti. E che dobbiamo fare con i predoni? Con i pedroni. Allora, stiamo arrivando signore, siamo a... Dobbiamo andare di qua, sì, ok, siamo a 430 metri dall'obiettivo, che vedo in lontananza esattamente lì. Qua vedo anche un po' di vita umana, secondo me vedo molte macchine, vedo dei picnic. Vediamo, qua c'è uno stop che non rispettiamo, ovviamente c'era anche la polizia una volta, eh. Questa ragazzi è la moto più lenta che io abbia mai visto. Qui c'è un falò qua, che stanno a fare? Siamo arrivati, attenzione ai 30 metri. Ma siete amici? È uno di quei biker boys. Ah, sì. Apri. Ah, scusi, scusate, no, non sapete com'è, non per sfiducia, però. Dove sono Tucker e Alkai? Nella zona degli scavi. E quale, porca troia? Quella a nord. Là dietro. Se qualcuno tocca la moto, o quello che c'è sopra, ti spezzo le dita. Come vuoi, Che amico. sia chiaro, Hai brutto visto? barbone. Trova Tucker e Alkai. Salve. Avete un po' di disinfettante, qualcosa? Perché sapete com'è? Ho avuto un po' di problemi per strada. No, niente, niente proprio. Spilorci come non mai. Allora andiamo da Tucker e Aljaila, come si chiama? Alkai. Attenzione, filmato. Te l'ho detto. A perdita d'occhio. È tutta un'unica distesa di lava. 25 piedi di roccia compatta. Servono martelli pneumatici. Non sono un idiota, accidenti. Ho capito. No, certo. Ma questa gente ha fame. Anche fossero in forze, impiegherebbero mesi per finire con vanghe Non piccoli. me ne frega un cazzo! Boh, non si secchi. Signora. È piccola la signora, vecchia però. Tignosa, eh. Abbiamo tutti fame, Al. Ma questo lavoro va portato a termine a costo di impiegarci un anno. Tanto nessuno ha altri impegni, mi pare. Aspetta, non ho finito. Allora muoviti, ok, Al? Ho parecchio da fare. I ripugnanti. Stamattina uno dei miei ha avvistato un gruppo che superava il passo. E nessuno li ha fermati. Ma come cazzo? Tucker, sai che siamo a corto di uomini. E sono diretti a nord? Al, stanno venendo verso di noi, sì o no? No! Io non lo so. Porca miseria. Ma forse lui sì. Ed Siamo allora, proprio nel Al, momento eh? giusto. Che cosa vuoi, eh? Diavolo, Alkai, non è compito suo, dovresti essere tu a saperlo, cazzo. Non posso essere in due posti insieme. Vuoi che resti qui a gestire gli scavi o che vada in giro per l'incubo a caccia di ripugnanti? Controlla quante munizioni abbiamo nei magazzini. Farò sorvegliare gli scavi a Wheeler. Che hai da guardare? Oh, sto aspettando che diventi intelligente. No! Non corre buon sangue tra i due, mi sa. C'è un po' di Hai trovato ruggine. Leon? Ma. Per fortuna c'è ancora qualcuno che sa il fatto suo. Modestamente. Vieni con me. Beh, andiamo dalla vecchia. Quella che è Quando è la papa passata mobile, l'ultima volta che che mi hai portato dove siamo qualcuno? qua? Oh. La gente rimasta viva nell'incubo non Sono io corrisponde che ai tuoi guido, no? requisiti.
E allora siamo. Portami altri corpi caldi e ti darò tutti i crediti che vuoi. Tranquilla, ci penso io. Torna al lavoro. Ciao bella. Sa, mettiti al lavoro. Buona dai, abbiamo. Ma. Hey, no, no, ancora? No, no. Devo andare a cercare Wheeler. Qualcuno vuole farsi una notte nella stanza. Scusate, ma allora scusa, mappa. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Arcai. Che vuoi, randagio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti, giù ad Iron Butte. L'hanno torturato, come fanno sempre. Ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti, uomini. Se li avesse mai visti o sentiti. Girano parecchie moto qui, ma che cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me hai una taglia sulla testa. Che si prova a stare dall'altra parte? Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate. Come vuoi, Dick. Oh, vediamo un po'. Che hai, Dick? No, Dick Simone, che hai, Al? Abbiamo 750 simoleon, diciamo simoleon, non voglio che siano... Mi piace pensare che siano simoleon. 2000, 1000, ma abbiamo... Niente abbiamo, proprio zero. Allora, sicuramente prendiamo le munizioni. Serve qualcos'altro? Sì. Munizioni. Ottima scelta. Grazie. Energia. Livello fiducia 2 richiesto, ma porca miseria, porca. Allora, compriamo sta pistola. Quella non è niente male. Basta. Ok, certo. Ok, fatto, grazie al... come cavolo ti chiamavi? Per i nostri affari. E adesso, dove dobbiamo andare? Finita sta missione? Dobbiamo decidere a chi consegnarli. Allora, consegni i farmaci a Tucker, che ha armi migliori delle mie, o consegni i farmaci a Copland, che ha promesso di riparare quel rottame della tua moto? Ma a me, ragazzi, sinceramente, dalla moto frega poco, visto che siamo qua, li consegniamo a Tucker, va? Ci servono scorte. Quindi, Tucker... Tucker Berry. Tucker? Ehi, hey, Tuck. Hai recuperato le medicine? Sì. Sì. Sì, Copland sperava le vendessi a lui, ma so riconoscere gli amici. Così si ragiona. Vada al CAI. Ho sentito che Larsen ha recuperato un carico di fucili. Bello. Magari trovi qualcosa di utile. Grazie. Questo sì che mi serviva. Consegna speciale. Missione completata, una taglia sulla testa, Hot Springs all'inseguimento di Leon. Leon è un assassino e l'altro di medicinali, ha una taglia sulla testa. Continuiamo, perfetto, incarico storia. Vediamo quali saranno le nostre prossime missioni. Andremo a fare esattamente dove stanno. Libero la zona infestata al campo dei taglialegna. Ma veramente non è che mi faccia impazzire quest'idea, eh. E quindi ragazzi, detto questo, nella prossima missione andremo a liberare la zona infestata al campo dei taglialegna. Il che non mi fa impazzire, come detto, onestamente, andare a distruggere i nidi dei furiosi. Però se si deve fare, si deve fare, c'è poco da fare. Quindi detto questo ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di andare alla mia pagina Facebook e Instagram che trovate in descrizione, di condividere il video e ben che meno. Noi ci vediamo domani alle 14. Ciao!